X Factor 12 ascolti. Gli ascolti della semifinale live in onda il 6 dicembre su Sky 1 secondo i primi dati emersi. Su Sky 1 la semifinale di X Factor è stata vista da 1,3 milioni spettatori con 5,85% di share, più 18% rispetto allo scorso anno e più 11% rispetto a 7 giorni fa. Fonte Reality House. Record quindi stagionale per X Factor 2018 e semifinale più vista di sempre su Sky. Nello specifico su Sky 1/+1 X Factor 12 ottiene 1.342.659 spettatori, più 18% rispetto alla scorso anno, con 2.404.767 spettatori unici. Sky 1 con X Factor è stato il terzo canale nazionale sul totale individui con una share del 5,85%, e il terzo canale anche tra il pubblico da 15 a 54 anni con il 9,45% di share, e il canale TV più visto tra il pubblico dei giovanissimi compreso tra i 4 e i 19 anni. Picco di share alle 2.333 con l'eliminazione di Leo Gassman con l'8,95% di share, picco di spettatori con Anastasio alle 2.218 con 1.490.112 spettatori. La finale di Stray Factor ha fatto registrare il record di stagione su Sky 1/+1, con in media da 422.878 spettatori, in crescita del più 14% rispetto alla scorsa settimana. Sono più che raddoppiati anche i voti pervenuti ieri alla X Factor Arena per la settima puntata live, sono stati quasi 6.800.000 voti, più 117% rispetto alla semifinale del 2017. Nei 7 giorni, la sesta puntata live di X Factor è stata vista nel complesso su Sky da 1.972.000 spettatori medi. Se si aggiungono anche gli spettatori di TV 8, il totale arriva a 2.594.000 spettatori medi. Sui social network, XF12 anche ieri è stato di gran lunga il programma TV più commentato della giornata con 1.184.616 interazioni complessive, più 56% rispetto alla scorsa settimana, con l'84% delle interazioni generate su Instagram. Su Twitter l'hashtag ufficiale cancelletto XF12 con 14.693 citazioni, più 20% rispetto alla scorsa settimana, è entrato nella classifica dei trending topic italiani alle 23.00 di ieri sera fino a questa mattina. In trending topic durante la notte anche Naomi, Licitra, Leo Gassman, Stray Factor, Emanuele Agnelli. Inoltre, per la terza settimana consecutiva cancelletto XF12 è entrato anche nella classifica dei trending topic mondiali, toccando la seconda posizione worldwide. Fonte Nielsen/Trend 24. Ascolti X Factor 12. Gli ascolti del sesto live in onda il 29 novembre su Sky 1. Su Sky 1 la sesta puntata dei live di X Factor 12 raggiunge 1,168 milioni di spettatori con 4,93% di share. Il dato Sky 1/+1 è di 1.217.792 spettatori medi, più 2% rispetto alla scorsa settimana, con 2.241.694 spettatori unici. Sky 1 è stato così durante X Factor il quinto canale nazionale e il terzo canale tra i da 15 a 54 anni con 7,65% di share. Picco di share con l'eliminazione di Cheryl con il 6,6%, il picco di spettatori alle 22.09 con 1.377.463 spettatori durante l'esibizione di Luna, altra concorrente della squadra di Manuel. A seguire, continuano a crescere gli ascolti dello Stray Factor. La sesta puntata live, dalle 23.30 su Sky 1/+1, è stata visto in media da 371.182 spettatori, in crescita del più 6% rispetto alla scorsa settimana. 5,6 milioni sono stati i voti arrivati durante la serata di X Factor, segnando un più 41% rispetto allo scorso anno. Nei 7 giorni, la quinta puntata live di X Factor è stata vista nel complesso su Sky da 1.927.000 spettatori medi. Se si aggiungono anche gli spettatori di TV 8, il totale arriva a 2.678.000 spettatori medi. Ascolti X Factor 12. Ascolti quinto live X Factor 2018. Il quinto live di X Factor 12 su Sky 1 ottiene 1,134 milioni di spettatori con 4,87% di share. Il dato di Sky 1/+1 è di 1.195.176 spettatori medi, con 2.219.416 spettatori unici. Sky 1 ieri durante X Factor è stato il settimo canale nazionale sul totale individui con una share del 4,9%.
e il quarto canale tra il pubblico da 15 a 54 anni con il 7,75% di share e il canale più visto della piattaforma. Mercoledì su TV8 la quinta puntata.